Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre domenica 20 giugno 2010 e il titolo di questo video è Marco Travaglio e la libertà di stampa. E io vi rinvio gentilmente a questo video precedente di non molto tempo fa, vedete, Trasparenza e privacy che è apparso il 12 giugno 2010. Qua nel sommario c'è già il codice penale per le violazioni della privacy, inutile e dannosa una apposita legge bavaglio. Ecco, quindi poi magari andate a rivederlo il video, se non l'avete visto, il video Trasparenza e privacy, che tra l'altro rinvia ad un più lontano video intitolato La lettera anonima, pensate un po' voi. Questo video lo faccio per accreditare la tesi che sostenevo in questo precedente video Trasparenza e privacy, dove nel sommario appunto scrivevo: c'è già il codice penale per la violazione della privacy, inutile e dannosa un'apposita legge bavaglio. Vi dicevo, guardate che sono già tanti giornalisti che sono stati condannati per calunnia, diffamazione, sulla base del semplice codice penale. È inutile ti dare la corda per bavagliare un pochettino la libera espressione giornalistica. La si deve lasciare vivere la libera espressione giornalistica. Essa è già limitata dal codice penale, che prevede le fattispecie giuridiche concrete della calunnia, della diffamazione, della violazione della privacy e via di seguito, con le rispettive condanne. E questo è il caso di adesso, lo veniamo a sapere adesso, appunto, di Marco Travaglio. Marco Travaglio è un giornalista che, come tanti altri, ha avuto, mi pare che questa sia la sua seconda condanna, proprio perché esiste già il codice penale senza la legge bavaglio. Vedete bene che in fin di conti l'opposizione vera e propria, cioè il PD, Italia dei Valori, mi pare anche un pochettino UDC, l'opposizione vera e propria, e l'opposizione interna al PDL, ultimamente anche Umberto Bossi, prima Gianfranco Fini, tutto sommato hanno sortito un buon effetto, perché la legge bavaglio sembra che piano piano venga un po', no, la legge, il progetto di legge bavaglio sta venendo un po' accantonato, si sono levate tante voci contro questa legge. È stato detto che il Presidente della Repubblica probabilmente non l'avrebbe firmata, e credo anch'io che il Presidente della Repubblica non l'avrebbe firmata. Ove il Presidente della Repubblica l'avesse firmata e il disegno di legge fosse diventato legge, ci avrebbero pensato tanti altri a mandarla, alla legge bavaglio, alla consulta, alla Corte Costituzionale, e di certo la Corte Costituzionale l'avrebbe bocciata. Se la Corte Costituzionale casomai non avesse bocciato la legge bavaglio, ci sono gli organismi comunitari europei, e quindi è stata fatta marcia indietro da parte del governo. È stata fatta adesso piano piano, sempre più indietro, sino a quando non ne resterà quasi nulla, probabilmente nulla. E c'è già il codice penale, ci sono i giornalisti. Voi non si potete immaginare quanti giornalisti sono stati condannati per diffamazione e per calunnia. È tanto semplice, cari amici, e ci mancherebbe che nel codice penale non fossero contemplate le fattispecie giuridiche concrete dei reati di diffamazione, calunnia, violazione della privacy e quant'altro si voglia. C'è già previsto, ci mancherebbe. Allora, vediamo un po' qual è il caso che vi dimostra che appunto basta il codice penale, il codice civile e via di seguito. La notizia la leggo su questo sito, leggilo.net, è questo qua il sito, e l'articolo
Questo si vede, è un sito ben aggiornato, vede 20 giugno 2010, quindi, che poi tra l'altro la notizia è apparsa anche sui quotidiani, apparsa. Vediamo cosa dice Piera Scalise, la giornalista è Piera Scalise, vediamo un po'. La settima sezione civile del Tribunale di Torino, chiaro, la settima sezione civile del Tribunale di Torino ha deciso che Marco Travaglio dovrà risarcire il presidente del Senato Renato Schifani. Il giornalista è stato giudicato colpevole di diffamazione ai danni del presidente Renato Schifani, che lo aveva denunciato in seguito ad un articolo pubblicato dall'Unità e a quanto egli aveva detto in due puntate dei programmi Crozza Italia e Che Tempo Che Fa, chiedendo il tribunale che Marco Travaglio paghi 17.500 euro di risarcimento. 17.500 euro sono una cifra discreta, ritengo. I giudici della sezione di Torino hanno rintracciato un elemento diffamatorio solo nella trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazi. L'avevo vista e ne avevo parlato anch'io in un mio video. Bravo, bravo chi di voi sarà capace di rintracciare quel mio video. Se torni qualcuno di voi che ha la pazienza di tornare a una trasmissione Che Tempo Che Fa, dove Marco Travaglio aveva detto le sue cose, e però aveva detto che Renato Schifani, dice, con quel nome che c'ha, dice Schifani, che Schifani, no, dice, sembra quasi che fa una cosa, scusatemi, è una cosa che fa schifo, no, una cosa che fa schifo, Schifani, quindi, poi lo specifica meglio, come i vermi, la muffa, no, schifo, una cosa che fa schifo, Schifani, io poi lo dissi in un video, che Marco Travaglio è un bravo giornalista, però mica si può giocare sui cognomi delle persone. Uno mica c'ha colpa del cognome che porta, ma le stesse cose le ho detto a una grande penna della Repubblica, un grande letterato, che aveva scritto un editoriale sulla Repubblica questa volta, sulla Repubblica, e sulla Repubblica questo, una grande penna, un grande intellettuale, non mi ricordo il nome, se l'era presa, aveva inveito contro Umberto Bossi, e va bene inveire contro Umberto Bossi, però uno si deve fermare alla lotta politica, alla lotta delle idee, e non puoi dire questo grande intellettuale, questa grande penna. Io ho sempre diffidato degli intellettuali, specialmente se sono anche poeti, e ho fatto pure il video intitolato Poeti, Poetesse, Poesie. Andatevelo a vedere, e sulla base di quel video, quanti poeti mi hanno mandato tanti di quei gancheri, anche non sul sito, no, quanti gancheri mi hanno mandato, ma mi hanno scritto messaggi personali, capito, tramite la mia email, perché avevo fatto il video Poeti, Poetesse, Poesie, dove dicevo che i poeti stanno sempre lì a guardare il loro ombelico, e ritengono che il loro ombelico sia al centro del mondo, e a forza di guardare il loro ombelico si dimenticano pure magari di pagare le tasse. Sì, ci sono anche altri, ben altri, che non pagano le tasse, però anche loro non scherzano, va bene, e sono al centro del mondo. Orribile la parola poesia, orribile, tracotante, che significa creazione. Le ho spiegate bene in questo... Queste cose le ho spiegate bene nel mio pamphlet letterario. Editori e scrittori, che ve lo potete andare a leggere gratis o scaricare gratis direttamente sul mio sito personale www.massoniserafino.it. Pensate, un bel pamphlet letterario, ben recensito su Corriere della Sera, ben recensito su altri quotidiani nazionali. Li trovate nel sito Le Recensioni, datevelo a leggere gratis. Cosa ho detto della poesia? E un grande critico
un grande critico letterario ha definito la poesia il Viagra dell'ego, il Viagra dell'ego, il Viagra dell'ego. Quando l'ego si sente un po' indebolito, scrive una bella poesia e si gigantisce subito. E allora, io quell'intellettuale là che scrive sulla Repubblica, non lo so, so che se l'è presa con Bossi, se l'è presa con Umberto Bossi. Ma guardate, io non è che sono un militante di Umberto Bossi, che sia chiaro. No, Umberto Bossi, l'ho sempre detto, ha portato avanti un certo discorso federalistico, anche il discorso federalistico di Carlo Cattaneo. A me andava bene il discorso federalistico di Carlo Cattaneo, in fin di conti è il federalismo è ciò che c'è negli Stati Uniti, in Russia, in Austria, in Svizzera, in Germania, un po' pure in Spagna, il federalismo va bene, non casca al mondo. Fatto sta però che ultimamente il federalismo mi si sta un po' guastando la lotta sul federalismo, perché quando si vogliono tenere in piedi le province non sono più d'accordo, perché o resta sto stato qua e se si fanno le regioni io sono d'accordo, però devono sparire le province, e quindi non mi piace come lo si vuole fare, cioè salvando le province, non mi piace neanche come, ecco, come Umberto Bossi ha trattato suo figlio Renzo, che gli ha dato, non so, una carica politica di non so quante migliaia di euro. No, queste cose non mi piacciono, non mi piace che Irene Pivetti abbia ancora l'auto blu con l'autista, come non mi piace che la stessa cosa avvenga con Fausto Bertinotti, che ha ancora l'auto blu e l'autista, benché provenga dalla faccia del martello, va bene. Platone diceva devono essere poveri, devono essere privi di proprietà privata. Ecco, allora aveva detto in questa trasmissione che è senz'altro che tempo che fa di Fabio Fazio. Ah no, no, allora quell'intellettuale della Repubblica, che poi io l'ho dovuto criticare in un mio video su questa piccola TV, piccola ma cosmopolita, va bene, e l'ho criticato perché lui aveva detto Bossi, demagogo, pim pum pam pam pam, vedete, c'ha avuto una malattia, sembra che ce l'abbia avuto a seguito di un rapporto sessuale con una donna, ed è lì che sbava, non so che sbava tutto, sbava, e certo, sapete, no, c'ha avuto un ictus. Sbava, andiamo, un grande intellettuale, ma chi sarà mai, perché non me lo devo ricordare adesso questo qua, cari amici, se mi aiutate mi fate un grande piacere, sapete, che so, non mi ricordo, che peccato, vabbè, io l'ho detto, ma grande intellettuale, ma cosa c'entra il fatto che Umberto Bossi ha certe idee politiche con il fatto che c'ha avuto l'ictus, tu lo deridi, perché c'ha avuto l'ictus, forse dici tu, perché è andato con una donna e adesso è lì che so che bava, perde la saliva, non so bene, no, eh. E così il nostro amico, il nostro agente Lavana, il nostro amico Marco Travaglio, io la vidi quella trasmissione, mi ricordo benissimo, a un certo punto si parlava di cosa, quel Renato Schifani, e Travaglio disse le sue cose, le cose corrette che doveva dire, poi dopo non so, ci fu un contraddittorio, forse magari egli si alterò un po' e disse, e poi Renato Schifani, uno con quel cognome fa Schifani, che si può dedurre, scusa, schifo, come poi qua salta fuori nella sentenza, lombrico e muffagli di seguito, credo che sia stato condannato per questa faccenda qua, infatti, e voi potete andare a verificare quel mio video, non mi ricordo il titolo, dove io avevo evidenziato che Marco Travaglio poteva fare il giornalista, libertà di stampa, ma non libertà di offesa, non libertà di offesa, non si scherza né sull'ictus di un uomo politico, di qualsiasi razza egli sia. Guardate, io vi voglio dire una cosa, cari amici, me lo mi pare di averle dette tante altre volte. La pietas romana vola più in alto della giustizia, vola più in alto anche dei crimini compiuti contro l'umanità. La pietas. Ricordo che non so quanto tempo, 20 anni fa, 25 anni fa, non ricordo bene, Marco Pannella fece una battaglia perché l'ufficiale Kapler, condannato per crimini contro l'umanità, ormai morente per tumore,
nel carcere militare di Gaeta, beh, fece una battaglia affinché al generale Kappler fosse consentito di tornare a morire in Germania. Ormai il male orribile era stato fatto il male orribile dei crimini contro l'umanità, era passato tanto tempo, questo stava per morire di tumore nel carcere militare di Gaeta, la pietas umana, faceva dire a Pannella, che è stato l'unico nel panorama politico italiano, dire questo andava liberato, accompagnato dalla moglie, accompagnato a morire in Germania, ormai erano i suoi ultimi giorni di vita. E così non si può dire niente, dire a Cosola e a Umberto Bossi, cioè, siccome magari uno c'è la morte con Umberto Bossi, può dire tutto quello che vuole sul piano politico, ma sul piano personale fermiamoci. E quindi la Repubblica ha pubblicato questo articolo di questo intellettuale, e io, se non l'ho detto allora in quel video, lo dico adesso, che la Repubblica o qualsiasi altro quotidiano non dovrebbe consentire l'apparizione di certi articoli. A quanto mi dispiace che non mi ricordo il titolo di quel video, dice Umberto Bossi, tra l'altro c'ha avuto quello che c'è, la malattia che c'ha avuto, ci pensa che ce l'abbia avuto tramite un contatto sessuale, un rapporto sessuale con una donna, adesso lì che sbava, mi pare, non so così. No, non si dicono queste cose, non si dicono queste cose. Così come Marco Travaglio non doveva dire in una certa trasmissione di qualche tempo fa, non poteva dire, poi Schifani con quel cognome che si ritrova lì, Schifani, andiamo. Io ho già notato, ho già detto che Marco Travaglio è un cristiano, è un cattolico, uno che va a fare la comunione, mi pare, e un cristiano non può dire con quel cognome che c'hai, un cristiano ancora di più, perché amatevi l'un l'altro come fratelli, dice il cristianesimo, no, dovrei dire cosa c'entra Schifani col suo cognome. E allora è stato condannato, e vedete, questa è la prova che funziona, il codice penale e il codice civile funzionano senza la legge Bavaglio. Ma quanti giornalisti sono stati condannati a pagare? Quanti? Vedete, la magistratura non è che, ma vabbè, ci sarà qualche occhio di riguardo, non lo so, o in senso negativo o positivo, ma in generale, si deve parlare sempre in generale, la magistratura non è mica che è stata lì a difenderlo, ma Marco Travaglio, perché il governo attacca la magistratura, Marco Travaglio attacca il governo, allora la magistratura dice, beh, allora io lo difendo. No, è stato condannato, Marco Travaglio è stato condannato a risarcire Renato Schifani con 17.500 euro. Allora vediamo un po'. I giudici della sezione di Torino hanno rintracciato un elemento diffamatorio solo nella trasmissione. Che tempo che fa? Guarda caso che l'avevo vista quella trasmissione. E mi aveva fatto impressione che Marco Travaglio dicesse Schifani, uno poi che ha questo cognome, Schifani, cioè, schifo, Schifani. In cui il giornalista, parlando del presidente del Senato, aveva usato la metafora dell'ombrico e della muffa, mentre gli altri due episodi sono stati reputati pertinenti al diritto di cronaca, di critica e di satira. I legali del presidente Schifani hanno fatto sapere di essere soddisfatti e che i soldi saranno devoluti in beneficenza, anche se vogliono conoscere nel dettaglio la sentenza per valutarne tutte le parti. Mentre il giornalista Travaglio ha dichiarato: «Sono contento, io Travaglio, sono contento che il presidente Schifani sia contento, ma nemmeno io, Marco Travaglio, mi posso lamentare per due motivi. Il tribunale gli ha liquidato meno della centesima parte di quanto egli pretendeva da me, ma soprattutto il tribunale ha riconosciuto che tutto quello che ho detto e scritto sui suoi rapporti con uomini di mafia era vero e documentato, mentre quello che lui sosteneva nel suo atto di citazione era falso. Il giudice mi ha condannato solo per una battuta, cioè quella sul cognome.
Dunque, da oggi io potrei dire che la seconda carica dello Stato ha avuto rapporti con gente di Cosa Nostra, ma non che egli potrebbe essere un lombrico, una muffa, battuta che mi è costata un po' cara, ma ne è valsa comunque la pena. No, 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 no. Anche qua, in questa sua difesa pubblica, cioè quando Marco Trafaglio è venuto a conoscere la sentenza di condanna, ha detto: sì, Renato Schifani è contento perché ha vinto la causa. Ma sono contento pure io, primo perché gli devo dare pagare molto di meno di quanto lui mi ha chiesto. Secondo perché io sono stato condannato solo per la battuta relativa a Schifani, lombrichi, muffa, schifo, eccetera. Ma non sono stato condannato per aver detto che, che Schifani ha avuto rapporti con la mafia. Allora Schifani dice che io posso continuare a dire di aver avuto rapporti con la mafia. Ma c'è un fatto però che il segretario di Palazzo Madama, Lucio Malan, e a questa uscita di Marco Travaglio, replica: i giudici hanno solo deciso che alcune sue affermazioni possono rientrare nel diritto di critica, ma non che siano veritiere. Travaglio dice confonde la critica con la verità. Cioè, se vi ricordate la famosa questione del bacio di un mafioso a coso, là, ad Andreotti? Quanto si trascinò quella questione. Qua, cari amici, io non voglio fare politica, eh. Io mi attengo all'ordinamento giuridico, mi attengo, semplicemente non faccio politica, perché se facessimo solo politica ci avremmo ragione tutti. Voi sapete che i partiti si chiamano partiti perché rappresentano una parte. E ogni parte ritiene di avere ragione nei confronti delle altre parti. Allora io qua non voglio fare il politico, voglio fare uno che affronta la questione sul piano giuridico. E poi lui ne è uscito bene, Andreotti, ne è uscito bene dalla questione del bacio al mafioso. Ma il bacio al mafioso, primo, c'è stato davvero il bacio al mafioso? Secondo, e se c'è stato il bacio al mafioso, un politico di lungo corso come Andreotti, certo non è un ingenuo, certo mancherebbe altro, ma chissà quante centinaia di migliaia di persone ha incontrato nel corso di questa sua carriera politica davvero straordinaria, perché lui sta sulla breccia di Porta Pia, mi pare dal 1946-47, mi pare che faceva parte o era già in auge ai tempi della Costituente, fate un po' conti voi, so più di... 50, sono più di 60 anni che sta sulla scena politica. 100.000, 200.000, 300.000 persone, ma che può sapere se quello lì è un mafioso? Uno gli si avvicina, infatti fu assolto. E così qua, il fatto che Marco Travaglio abbia detto che non può essere condannato per aver egli detto che Schifani ha avuto rapporti con la gente di Cosa Nostra, significa semplicemente che i magistrati dicono: se tu, Marco Travaglio, scrivi che Schifani ha avuto rapporti con gente di Cosa Nostra, questo rientra nel diritto di cronaca, ma mica vuol dire che è vero quello che è scritto. Il diritto di cronaca, libertà di espressione. Non è vero. Diverso sarebbe stato se avesse detto Schifani è un mafioso. Ma aver detto che Schifani ha avuto rapporti con gente di Cosa Nostra, non significa che Schifani sia un mafioso. Questo è il senso, capito? Insomma, se viene in casa mia un idraulico che fa il pappone. E io non lo so che fa il pappone, che posso fare? Mica è colpa mia, no? Se io magari gli stringo anche la mano e via di seguito. Allora, questa faccenda, vorrei riprendere anche il discorso di quello che è avvenuto nei confronti di Bossi. Giulio Nascimbeni, mi pare Giulio Nascimbeni, ma non mi ricordo bene chi fosse quella grande penna, che il grande intellettuale che sulla Repubblica
in prima pagina, pensate voi, in prima pagina sulla Repubblica, se la prende con Bossi. Le ragioni politiche non me le ricordo, magari avrà avuto anche ragioni, ma ha detto che si dovrebbe mettere da parte, mi pare, perché ci ha avuto un ictus provocato da un rapporto sessuale con una donna, magari pure un rapporto clandestino, e forse con Viagra, e che sbava, sbava, sbava. Andiamo, l'ho scritto queste cose in un video, le ho evidenziate. Ecco, un giornalista non le potrebbe scrivere. Se, io non so se Bossi l'ha denunciato questo giornalista, ma questo giornalista ha violato le leggi della deontologia giornalistica e il quotidiano La Repubblica lo avrebbe dovuto licenziare subito. Ripeto, mi dispiace che non poter ricordare chi fosse questa, una grande penna dell'intellettualità italiana. E qua la stessa cosa Marco Travaglio. Marco Travaglio è un ottimo giornalista, fa inchieste sorprendenti, però non si può scorzare con i cognomi Schifani, 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 ci scende allo schifo, all'ombrico e alla muffa. Non si può. Ancora però, cari amici, per portare acqua alla mia argomentazione, trattata in questo video, dove dicevo che non c'è bisogno della legge Bavaglio. Esiste già il codice penale, esiste già il codice civile. E ve lo dissi allora che tanti giornalisti sono stati condannati per aver abusato della libertà di parola. Abusato, non usato, abusato. E mi pare che questa sia la seconda condanna per Marco Travaglio. Certo che quando si va in battaglia, Marco Travaglio va in battaglia, va al fronte, e quando si va al fronte non si può pensare che uno una qualche ferita non se la prenda. Quindi queste sono ferite che si prendono sul campo di battaglia. Ecco, vedete, i limiti ci sono già. Questo è un esempio. Ma più chiaro di così, signore, ma quale legge bavaglio? Ma quale legge bavaglio? Con tutta la monnezza che abbiamo in Italia, e non parlo della monnezza di Napoli, parlo della monnezza degli sperperi, gli sperperi, gli sperperi. Mi scusatemi tutti se mi ripeto, gli sperperi dei 620.000 auto blu, quelle sì che dovevano sfilare a Roma il 2 giugno scorso per la festa delle forze armate, 620.000 auto blu con tutti i loro autisti e con dentro magari accanto all'autista anche colui che ne beneficia della macchina blu, con tutti gli sperperi che ci sono, al Quirinale dove abita l'uomo del Colle, vi ho già documentato nel video i costi del Quirinale, che i costi della presidenza della Repubblica Italiana sono molto, molto, molto più alti dei costi di analoghe istituzioni repubblicane o monarchiche di Spagna, Inghilterra, Francia, Germania e Stati Uniti. Allora, con tutti questi sperperi che ci sono, che non so se sono più questi sperperi da parte dei politici, che le evasioni fiscali, mica si sa, spesso che gli sperperi della politica o i privilegi monarchici della politica messi sul piatto della bilancia e messo sul piatto della bilancia l'evasione fiscale, non so come si muovono i piatti. E allora di fronte a questo stato di cose dove c'è una politica che non dà il buon esempio, che ben venga la libertà di stampa. E a controllarla bastano già il codice penale e il codice civile. E vi ho voluto portare l'esempio del caso recentissimo che oggi, mi pare che se ne parla oggi, sul web e sui giornali, forse lo sentiremo in televisione, forse è l'esempio più recente di un giornalista come Marco Travaglio, che di certo non si può dire che sia odiato dai magistrati, non si può dire, vero, che Marco Travaglio sia odiato dai magistrati, no? È stato condannato dalla magistratura a un risarcimento di 17.500 euro che andranno a Renato Schifani, il quale ha già detto che li devolverà in beneficenza. E non si scherza sulla salute altrui.
neanche fosse il peggiore nemico, e neanche sui cognomi della gente. Va bene, cari amici, questo per completare il quadro relativo al mio video precedente, Trasparenza and Privacy. E poi, se volete, se avete tempo, andatevi pure a vedere il video precedente, che sono tutti collegati, intitolato La lettera anonima. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.